thanks for joining us, guys. We'll take some questions now. Yeah, thank you. Today. Thank you so much for coming, everyone. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Ben trovati amici da parte di Piero Gibardo, con me come sempre Stefano Nava. Si gioca per il campionato, per i tre punti, match che si preannuncia davvero molto interessante. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Nella seconda giornata di campionato spicca la sfida tra queste due storiche rivali. Nessuno immaginava che potesse cadere così presto, ma invece... Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco l'11 della formazione ospite. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Si parte! Ecco il tiro! Strepitoso qui l'intervento del portiere, che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. È un prodigio, eh? Già un cartellino giallo. Devono stare più attenti, l'arbitro non sarà troppo clemente d'ora in poi. Ha provato la girata di testa, conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato, andrà meglio la prossima volta. Occhio al cross in mezzo, non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Intervento sicuro, una buona punizione. Guadagna metri verso l'area. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Pallone in mezzo. Allontana la minaccia. La mette in mezzo. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Non era facile colpirla al volo e far gol da lì.
posizione ideale, non può sbagliare. Conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Sta avanzando, attenzione perché è già ammonito, rischia l'espulsione. Secondo cartellino giallo e dunque espulsione. Beh, non ho niente da dire su questa decisione, il giallo ci stava tutto. Squadre che rientrano negli spogliatoi alla fine del primo tempo, non ci stanno i tifosi, ritornano sull'episodio dell'espulsione che sta condizionando il risultato e che rischia di pesare come un macigno sul resto del match. Devono mantenere i nervi saldi nella ripresa, basta sciocchezze per oggi. Si riprende a giocare dopo un primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Da lì può andare col cross. Cross comodo fra le braccia del portiere. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Attenzione, la palla è lì. Pallone invitante. Grande intervento, quasi come un gol. Termina il match con le proteste del pubblico di casa per quel rosso che ha condizionato la partita. Evidentemente non sono convinti. Le proteste fanno parte del gioco, Pierre. Più che altro mi concentrerei sul comportamento del giocatore. Poteva stare sicuramente più attento. Risultati delle partite. Thank you. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto dal vostro Perugia Pardo, ovviamente con me, Stefano Nava. In palio oggi 3 punti per la classifica. Ci si attende molto da questa partita, speriamo si riveli appassionante. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Qual è il tuo giudizio sulla formazione ospite? Il loro obiettivo è qualificarsi per le coppe europee e se continueranno a giocare come hanno fatto nelle prime due partite, chiuse con una vittoria e un pareggio, ce la faranno.
Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco l'11 della formazione ospite. Optano per il 4-3-3 con i due esterni di attacco larghi che dovranno tagliare nel mezzo sfruttando i varchi aperti dal movimento dell'unica punta. Modulo interessante, lo stesso adottato dal tecnico avversario. Non dovrebbero mancare gol ed emozioni. Si comincia. Strand va con il possesso palla, ci riprova, il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Spazio per il traversone. Prova a calciare. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Il portiere dice di no. Bal tiro. Hanno sfiorato il pareggio. Conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Vediamo cosa fa ora. È in buona posizione. Tocco verticale interessante. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Gol del pareggio a pochi minuti dall'intervallo. Evidentemente devono aver staccato la spina prima del tempo. Grave errore. Hanno subito il gol del pari qui. Il tecnico non può essere ovviamente contento per come si è messa la partita. E l'arbitro dice che può bastare. Dopo i primi 45, parità 1-1. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Ha mandato in frantumi le speranze degli avversari di chiudere il primo tempo in vantaggio con un gol nei minuti finali. Una mazzata che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro nella ripresa. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Può colpire da lì. Possono passare in vantaggio. E supera il portiere. E adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. La messa, signori, la messa, conclusione imparabile da pochi passi. Bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e freddo al momento di concludere a rete. Può appoggiarla a un compagno. Bravo qui a smarcarsi. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E non ha sbagliato, ha trovato il gol del pareggio. Freddissimo qui sotto porta. Ha sfruttato nel migliore dei modi questa chance, bravo. Ora possono sfruttare un vantaggio psicologico importante. Ha battuto il portiere al termine di una bella azione, molto bella.
degli spazi sa essere devastante. Dovevano chiuderlo prima. Resta comunque la bellezza e lo spessore di questo gesto. Un boccone difficile da mandare giù per il tecnico, questo gol che regala il pari alla squadra avversaria. Avanza col pallone tra i piedi, è in buona posizione, vediamo cosa fa ora. Ottima la verticalizzazione e c'è il gol, palla in rete. Gol annullato, ma di fatto l'arbitro aveva già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. La regia ci ripropone l'azione del gol annullato per fuorigioco. Che ne pensi, Stefano? Direi un'ottima chiamata dai collaboratori di linea. C'era pochissima luce tra i due giocatori, non era facile. Intervento fondamentale in area di rigore. Può colpire da lì. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone è in rete, sono avanti, un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima, un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. Il portiere non poteva nulla, palla in buca d'angolo. Frutto di un tiro molto angolato e preciso, si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me... Gran palla! Pallone sulla corsa. Prova a calciare! Non hanno perso tempo. Un altro gol. Stefano, qui... Bravo l'attaccante, ma c'è da sottolineare l'errore del portiere. Direi di sì, Pierluigi si è lasciato prendere dalla foga, lasciando incustodita la propria porta. Errore imperdonabile. Ha spazio per il cross. Occhio al pallone filtrante. Attenzione! Rete! Il divario tecnico fra le due squadre è stato grande e questo è il modo ideale per festeggiare una vittoria netta. Arrotonda il risultato con questa rete giunta nel recupero, avevano già messo in cassaforte la vittoria. L'allenatore sarà contento di aver visto la sua squadra concentrata fino all'ultimo, nonostante il risultato non fosse in discussione. Finita, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo, Stefano? Capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Risultati delle partite.
time for just a few questions. Thanks so much for answering our questions.